Inaugurata sul MONA, la Rassegna Internazionale di Arti Visive, Premio Ovidio 2023, avente per tema il mito dell'acqua, promossa ed organizzata dall'Accademia Sulmonese di Fotografia. L'esposizione è stata inaugurata sabato scorso presso la Sala Museale Domus Arianna, nel Palazzo dell'Annunziata di Sulmona, mostra molto visitata in verità. La cerimonia di inaugurazione si è invece tenuta nella Sala Auditorium dell'Annunziata, anche qui cerimonia molto partecipata. L'iniziativa ha visto la partecipazione di 43 artisti fotografi, tra i quali anche i vincitori di concorsi internazionali, pittori e studenti del liceo artistico Mazara di Sulmona, che hanno seguito un corso formativo fotografico organizzato dall'Accademia stessa. Attraverso la fotografia, i dipinti, l'Accademia ha voluto mostrare la bellezza del patrimonio storico-culturale del territorio peligno, particolarmente legato ai personaggi più illustri. Un messaggio importante di promozione e valorizzazione del territorio peligno da divulgare in ogni parte del mondo. La mostra sarà aperta per tutto il periodo estivo. La cerimonia di inaugurazione è stata allietata da intervalli musicali degli studenti del Liceo Classico e del Liceo Artistico Mazara. L'organizzazione della rassegna è stata curata, tra gli altri, dall'infaticabile impegno del dottor Luciano Paganini, il quale ha anche tenuto la conduzione della cerimonia. Presenti il sindaco Gianfranco Di Piero, il presidente della Fondazione Carispac Domenico Taglieri, Alessandro Bengivenga, presidente Archeo Club, Rossella Ciurlia, presidente dell'Accademia Sulmonese della Fotografia, il direttore artistico Umberto Deramo. Presente un pubblico numeroso ed attento. La fondazione è sempre presente quando ci sono dei progetti validi, progetti culturali. Questo è un progetto che merita attenzione. Premio Ovidio. Ma sì, Sulmona da oggi in poi deve essere riconosciuta per la grandezza architettonica e culturale che è questa città. Io penso che nel tempo non è stata riservata tanta attenzione. Ma adesso che abbiamo attraversato il tunnel della pandemia e stiamo uscendo fuori da questo tunnel, dobbiamo pensare come rivitalizzare l'attività produttiva all'interno della città. E allora non è più il tempo delle fabbriche, non è più il tempo delle grandi interventi, soprattutto per Sulmona. Io penso che la vera fabbrica per Sulmona è la cultura e quindi attenzionare tutti i più importanti uomini, tra i quali Ovidio, tra i quali Celestino V, Capograssi, e quindi fare un progetto che riporti a Sulmona l'attenzione più importante. Questo, concepito dall'Accademia della Fotografia, è bellissimo. Signor Sindaco, Sulmona è una città di arte e cultura. Questa è una giornata in cui l'arte è veramente sovrana. Sì, Ha visitato la mostra? l'ho visitata appena adesso per avere una prima idea delle opere esposte e devo dire che con grande soddisfazione ho visto che, diciamo, l'inizio culturale dell'estate sulmonese credo abbia conseguito il suo obiettivo. Ho visto opere molto interessanti, ispirate tutte al tema dell'acqua secondo Ovidio, non soltanto opere di arti figurative, quindi di arti visive, quindi oltre alle fotografie anche la Anche pittura, dipinti. anche i dipinti. Quindi devo dire che l'Accademia Sulmonese di Fotografia continua in questa attività veramente commendevole, peraltro coinvolgendo anche artisti internazionali e questo è un veicolo di promozione del nome e dell'immagine della nostra città.